A preoccupare non è soltanto l'emergenza Covid, che in questi ultimi giorni in regione Campania sembra avere un leggero rialzo della curva dei contagi, ma in queste ultime settimane la preoccupazione è anche per l'entrata nelle regioni italiane dei profughi ucraini. Solo il 35% della popolazione è vaccinato. Abbiamo un livello di vaccinazione dei profughi ucraini o anche moldavi o di altri paesi confinanti, un livello di vaccinazione bassissimo. E quindi dobbiamo fare attenzione a che non si diffondano focolai di infezione Covid. Lo scorso anno in Ucraina c'è stato un focolaio di polmonite e il paese è ancora il primo al mondo per casi di tubercolosi. Abbiamo anche un livello elevato invece di altre malattie, di altre patologie, in modo particolare tubercolosi ed epatite, patologie presenti fra i profughi in maniera molto ampia. Abbiamo un livello basso di vaccinazione dei bambini. Per cui dobbiamo pensare anche ad una campagna di vaccinazione, almeno per quanto riguarda il vaccino contro la difterite, il tetano, la poliomielite, la pertosse, morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B. Il Ministero della Salute intanto ha emanato una circolare per coordinare protezione civile e regioni. In conto però va messa anche la possibile reticenza di chi, anche tra i 7.000 arrivati fino ad ora, non intende farsi vaccinare per paura o per motivi religiosi. E finora, da quando riferiscono gli operatori sanitari, al momento del primo screening sanitario all'ingresso in Italia sembra che a rifiutare il vaccino sia la maggioranza. Rispetto ai profughi che arrivano, noi dobbiamo fare un lavoro attento di screening per quanto riguarda il Covid. Tamponi in caso di positivi, vaccinazione. Poi screening per quanto riguarda la tubercolosi, altre patologie, epatite. Poi vaccinazioni per i bambini. Quindi, le vicende di questi giorni ci obbligano, noi pensavamo di essere usciti dall'emergenza Covid, ci obbligano a fare i conti con un'altra emergenza. Ma è evidente che non possiamo distrarci. Dobbiamo seguire in maniera attenta gli arrivi per fare prevenzione ed evitare pericolo di nuovi focolai di Covid. L'appello del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ai comuni, ma anche alle famiglie ucraine presenti in Campania già da anni, di segnalare l'arrivo dei profughi per effettuare gli screening necessari. Chiedo ovviamente al consolato, ma chiedo anche ai comuni, ai tanti amici, alle tante famiglie ucraine che sono da tempo nella nostra regione, di darci una mano a fare i controlli, perché è capitato di trovare persone arrivate con i mezzi propri, quindi in modo non organizzato, ma anche quando è arrivato qualche pullman. Dopo mezz'ora gli occupanti dei pullman sono scomparsi e questo non va bene perché dobbiamo fare i controlli. Quindi vi prego di aiutarci a governare tutti quanti insieme questo problema. Noi garantiamo e garantiremo il massimo di solidarietà, di accoglienza e, ripeto, soprattutto per quello che riguarda la regione, di solidarietà sul piano sanitario e soprattutto per quanto riguarda i bambini. Siamo già pronti con il Santo Bono ad accogliere i bambini, a garantire anche interventi chirurgici delicati per la fascia più bassa di età, quindi siamo pienamente solidali a disposizione. Ma abbiamo anche bisogno di collaborazione per evitare la diffusione di problemi.